Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. Oggi siamo lontano da casa, siamo fuori sede perché ci hanno invitato a visitare un'azienda di produzione di materiale apistico, quindi siamo qui in Trentino a fare visita a questa azienda. Sarà una chiacchierata informale e adesso entriamo e vediamo un po' di cosa si tratta. Seguiteci fino alla fine. Allora, siamo qua da Gasperini, lui è Andrea, che ci ha invitato. Siamo proprio dentro all'azienda, quindi vediamo adesso la lavorazione, cerchiamo soprattutto di capire il prodotto e la storia che c'è dietro, perché quello che ci interessa a noi sono le storie. Ci piace capire come si è arrivati, partendo da lavorazione polistirolo, com'è arrivata l'idea del settore apicoltura? Allora, c'è un apicoltore in famiglia, non lo so. Allora, non c'è un apicoltore in famiglia, però essendo, tra virgolette, sempre noi a lavorare il polistirolo nella zona, quindi Trentino, Rovereto, molti apicoltori della zona ogni tanto venivano a chiedere delle lastre di polistirolo, dei pezzi in polistirolo, e quindi mio padre gli chiedeva cosa servono, e uno gli serviva per appoggiarla sopra, per coinventare sopra, l'altro, insomma, c'era la richiesta di pezzi di polistirolo per vari scopi, alla fine per coinventare le armi e il legno. Da lì, insomma, è partito anche mio padre a iniziare a pensare un po' a un prodotto che potesse essere, insomma, andato a vedere, andato a documentarsi, e c'erano già altri player sul mercato che facevano questo. E guardando un po' quelli che erano le arnie già in commercio, vedeva che c'erano molti che si lamentavano perché si rompevano magari i dentini oppure non li avevano. Mi raccontava, sì. Sì, io ripeto, sono dentro nell'attività relativamente da poco tempo, quindi, però lui ha proprio visto com'era il settore una volta, che adesso è andato molto avanti. Una volta magari i dentini non c'erano, quindi si metteva il dito e ti facevi la divisoria col dito, c'erano ci si arrangiava, ecco, molto. Nel fare. E quindi ha iniziato a sperimentare con vari modelli, allora diciamo che il primo era senza questi elementi, che infatti sì, era molto embrionale, era molto simile agli altri. Dopo ha deciso appunto di mettere gli elementi, sempre in polistirolo, perché questi elementi qua sono, questo è polistirolo a densità 100. Questo si sente, posso prendere? Prego, prego. È densità 100. Praticamente questi elementi colorati è polistirolo al 100% di densità, perché polistirolo alla fine è una plastica. Quindi per la scocca EPS espanso, quindi una plastica espansa, invece per gli elementi più rigidi polistirolo al 100% di densità. Sì. Diciamo che l'evoluzione poi ci ha portato, proprio per volersi differenziare da quello che era il target, che erano dei prodotti anche un po' low cost, che tiravano indietro sotto certe feature, a posizionarsi come prodotto di punta a 360 gradi. Infatti mio padre scoprì che c'era tantissimi degli ordini erano dalla Germania, e quindi andando ad investigare su questa cosa scoprì che in Germania venivano utilizzate proprio da produzione anche queste da 6, che erano, tra virgolette, per l'internamento, perché noi siamo partiti appunto con questo modello qua che era quella, sì, il porta sciami da 6 viene visto come il cassettino per recupero degli sciami, esattamente, o per formare nuove famiglie. No, io vado in produzione benissimo, diciamo che vedeva che se gli altri lo vedevano come un prodotto comunque secondario per l'inverno, questo modello qua iniziava a essere visto proprio come produzione solo per la produzione. Quindi voi siete passati direttamente a produrre arnie in polistirolo? Sì, sì, ovviamente questo dilazionato negli anni con tantissime modifiche. Adesso infatti abbiamo iniziato ad inserire un elemento in tassello in nylon elicoidale,
che quindi permette a questo elemento di essere molto più resistente nel tempo e di essere svitato, abitato all'infinito per essere trattato. Infatti il nostro obiettivo è quello di creare un prodotto only one definitivo, quindi un prodotto che è fatto per durare, che quindi si vuole dare un prodotto completo, ecco, che non che possa durare nel tempo. Quindi abbiamo un concetto di vogliamo combattere l'inquinamento anche dal punto di vista dell'obsolescenza programmata, perché se questo prodotto, infatti anche la densità è molto molto alta, e diciamo che vogliamo... Confronto al legno, quindi questa come durabilità è più lunga. Sì, molto più lunga, e oltretutto oltre alle sue caratteristiche tecniche del polistirolo, essendo se viene trattata, perché noi consigliamo sempre il trattamento con la vernice all'acqua, e questa può durare, abbiamo clienti che sono dal 2013 che la usano, okay, e non avevano questi battenti qua. Infatti quando vengono ogni tanto a dire guarda che io ce le ho ancora dal 2013, mio papà gli consiglia sempre invece di prendere la nuova compra, cioè glieli dà, gli dà il pezzettino, loro lo incollano e hanno insomma quindi la fondazione mi dicevi anni 60. Sì, noi siamo partiti con l'edilizia ovviamente, certo, packaging, noi siamo partiti con il packaging, con il polistirolo, per esempio per le bottiglie, quindi antiurto, e siamo passati poi all'edilizia con inventazione e adesso anche nel settore praticamente della prototipazione, come possiamo vedere qua. Questo è il braccio antropomorfo, sarà qua da qualche mese, quindi è nuovo, e è un nuovo settore, quello della scultura. Diciamo così, è un tornio automatico. Un tornio molto complesso. Sì, un tornio molto complesso fondamentalmente, quindi qua si possono creare... Qua ci si può sbizzarrire, esatto. Poi abbiamo differenziato dall'edilizia al wellness, perché noi abbiamo un'altra piccola attività che si chiama Homemade e siamo specializzati nel settore wellness, bagni turchi. Quindi diciamo che il mondo del polistirolo proprio è molto ampio, perché c'è un sacco di utilizzi che nessuno conosce, tra l'altro. Il polistirolo per me era sotto tetto, poi bagni turchi. E oltretutto si dà dire le nostre armi, essendo il 100% di polistirolo, riciclabili, infatti dopo facciamo vedere anche il compattatore. Okay. Comunque, per andare avanti, questa è la parte di montaggio, appunto. Quindi qua stanno proprio lavorando adesso. Qua stanno proprio lavorando. Quindi le nostre arnie c'è una lavorazione artigianale dietro, sono montate, sono prodotte, le miscele sono italiane, prodotte, assemblate in Italia e progettate in Italia. Possiamo vedere l'operatore qua sta assemblando. Mettendo la rete, esatto. Esatto. Insomma. Quindi il vostro pezzo forte, da quello che posso vedere, è il nostro pezzo forte per ora, sì, è il più venduto, più famoso. Da qualche anno a questa parte sono entrati nuovi modelli che sono la Infinity da 8, che possiamo vedere qua. Ok, sì, questa. Vi ho preparato un po' una line-up così si possono vedere. E poi lo spessore del polistirolo è veramente... Sì, è... Insomma, sono... Non avete badato a... Insomma, la coinventazione qua... Certo, la coinventazione... La coinventazione uno pensa sempre all'inverno, invece bisogna ragionare anche che adesso d'estate fa veramente caldo. Infatti tutti dicono... Anche d'estate, secondo me, comincia a essere importante essere coinventati. Infatti noi diciamo che a massime performance sia in inverno che in estate, esatto, perché tutti pensano all'inverno, al freddo. In realtà... abbiamo fatto un po' di test e molti ci hanno detto che... quando c'è il saccheggio tendono a saccheggiare meno. Noi pensiamo che sia per il fatto che è in monostampo, è un po' come la Tesla, cioè è stampata di iniezione in un'unica stocca, invece di avere tanti pezzi uniti è in monostampo, quindi non avendo fessure si sente in teoria meno, si sente meno e... esattamente gli elementi allora
Io faccio domande a raffica. Vai pure. Allora, perché quattro entrate? Ok. Allora, ve la avvicino qui. Le quattro entrate davanti e dietro. Di 8. Ne abbiamo 8. Prima di tutto le aperture qua sono impermeabili, se provi a girare puoi sentire che è molto aderente. Questa grazie sì, poi ha tipo uno spiovente qui. Esattamente. quindi non entra. Ci piove. E noi ne abbiamo fatte 4 perché nei periodi di maggiore importazione apri tutto. Sopra perché alcuni ci dicevano, sempre per il discorso prima che dicevamo che ognuno ha la propria tecnica, quindi varia, molti dicevano ma sopra perché io mi trovo comodo sopra, quindi le abbiamo fatte anche sopra, quindi uno non ha limitazioni, già con due sotto diciamo che è standard, quando hai una grossa importazione la forma tra l'altro è stata insomma studiata per essere ergonomica, perché tu quando lavori da un piano vai a prenderla dalla maniglia qui, quando invece lavori da terra vai a lavorare più alta. Esatto, su questo elemento qui, quindi hai una presa ergonomica sia da terra che da un piano rialzato. E volendo uno potrebbe applicare anche le classiche maniglie qua o allora che non metta. E diciamo che le classiche maniglie non le abbiamo inserite anche per una questione che tendenzialmente si lavora così su questa, però si potrebbero inserire sempre con il tassello in nylon, che bisognerebbe insomma, andare ad industriarsi un po'. E diciamo che il fatto che sia anche liscia è perché vedevamo che molti tipo nelle scuole, perché in alcune scuole abbiamo si coloravano, insomma si facevano dei giochi, esatto, quindi anche questa cosa vuole essere un po' una tela, poi ovviamente io te l'ho chiesto perché da nomadista noi facciamo nomadismo, si va in due di solito, si prende una maniglia per uno e via, qua sì è comodo, però quando è piena pesa, potrebbe essere difficoltoso. Avevano pensato, infatti non so, potrebbero ancora avercelo lì, che si pensava appunto di creare degli agganci con le corde, perché molti le movimentano con le corde, quindi anche quello è un progetto che abbiamo in lavorazione. Tanto io curioso. Prego, prego. Allora, questo è il nutritore, no? Esatto, sì. A vasche, e tutti gli elementi sono in acciaio inox, quindi... Queste sono le reti anti-annegamento, esattamente. Per non far affogare le api. La rete anti-annegamento, quindi permette alle api di non annegare all'interno del candito, è inclinato, quindi quando si posiziona qua, va verso il punto d'entrata. E, oltretutto noi forniamo anche, sempre per entrambi i modelli, perché prima è stato fatto giustamente tutto per la PolyHive, solo in seguito è stata sviluppata la Infinity. Forniamo anche la rete da trasporto con la sua copertura sempre in polistirolo, che li fa praticamente da taglio termico. Sì. Questa qua viene anche utilizzata praticamente. Viene anche utilizzata per il candito. Ah, quindi glielo appoggi direttamente. Esatto, glielo appoggi sopra e glielo lasci insomma qua, e quindi viene usato anche come nutritore da candito. Solido, sentori solido. E... quindi anche questa è divisibile, stesso ragionamento. Anche questa è divisibile. Quindi puoi fare due nuclei di fecondazione, eccetera. Esattamente. Sì, diciamo che è versatile, molto versatile. Era proprio quello l'obiettivo di creare un prodotto con diversi utilizzi. Che possa permettere a tutti di usare la propria tecnica e le proprie conoscenze, ecco. L'elemento divisorio, sembra un acciaio, e questo è il fondo. Scusate, c'è il cassettino. C'è il cassettino, se si può lavarlo. Il fondo con la divisione. Sì, sì.
Questa cosa qua a me piace, mi piace un sacco, perché nei polistiroli che abbiamo noi, adesso non voglio fare nomi, però non c'è, oppure c'è come optional. I melari, vedo. Sì, là ci sono i melari. Anche il fondo comunque è rinforzato, quindi sì. Quando scende finisce, si incastra dentro, perché nel senso preferivamo mettere un altro elemento anche sul fondo per irrigidirla, così che se va giù non rischia di impiantarsi sui lati e creare... Sì, dopo sai che utilizzo poi... Esatto. E sempre per il concetto di arnia che dura, prodotto durevole. Ecco. Sì, infatti adesso sì, perché faccio... uno pensando plastica, allora anch'io sono apicoltore, però io sono anche un operaio del settore della plastica. Ok. Quindi sono apicoltore di secondo lavoro. Ok, di passione. Prima di passione, pensa che noi siamo partiti con 4 sciami, non avevo nemmeno le armi, poi siamo stati veramente rapiti dall'apicoltura. E in 10 anni adesso noi abbiamo circa un centinaio di famiglie insomma è diventato un lavoro con partita IVA, laboratorio, sì, distribuzione, che... vendita, etichette, tutto qua, quindi noi siamo molto orgogliosi. E vengo anche io dal settore plastica, dicevo, quindi chi pensa alla plastica pensa al petrolio, esatto. All'inquinamento, ai fiumi che si sporcano di sacchetti, invece la plastica è un materiale che completamente riutilizzato a basso tra l'altro, perché noi nelle lavorazioni recuperiamo tutto, non buttiamo più nulla. Abbiamo il compattatore, quindi tutto quello che noi anche scarti, se abbiamo controllo qualità, ce n'è una che non passa il controllo qualità, viene buttata negli scarti, macinata, compattata e rispedita in casa di stampante. È rifusa, rifusa, e hanno tutta una percentuale di riciclato, okay, quindi abbiamo tutto questo processo. Quindi noi lo scarto, perché in ogni produzione c'è dello scarto, viene recuperato e viene rimesso nella lavorazione ed esce ancora prodotto finito, quindi non si butta mai la testa. Bene, continuiamo il giro, magari vi faccio fare un, insomma, dopo la fase di montaggio appunto viene imballata e poi viene portata in stendaggio. Lì sono i macchinari da taglio, lì se non sbaglio. Sì, esatto. Sì, ve li volevo far vedere dopo, sì, così no, vi portavo al... quindi il processo comincia da qua. Sì, cioè... arrivano qua le parti smontate, vengono montate. Arrivano proprio i blocchi di polistirolo. Questi sono blocchi interi di polistirolo, che però ovviamente servono per altre lavorazioni, perché hanno densità molto molto inferiori rispetto a quelle che utilizziamo per l'arte. Questo è un metro cubo di polistirolo. Sì, esattamente. E viene preso, viene tagliato. Sembra di essere in una cava di marmo. Ce lo dicono spesso questa cosa. Questa è la fase finale, quindi dove il prodotto viene stoccato, preparato e spedito. Questa è diversa. Sì, questa è la Quadrihive. Questa è per le regine. Questa è per le regine. Ok. E... sì, ho pure usato un po' nel sito. Ok, no, avete fatto benissimo, assolutamente. E insomma viene stoccato. Questa è roba tua. È molto complesso fare il regine. Io non riesco. È un mondo a parte, praticamente. Io ci vedo poco lì a fare il traslarvi, ci devo una vista da palco. Bravo. Ci vuole anche insomma pazienza, poi l'ambiente, il clima, c'è anche lì. Quest'anno è stato dura. Molto dura. Quest'anno è un disastro. Immagino che... è stato brutto tempo fino a giugno da noi, penso anche qua. Sì, anche qua è stato proprio... Il grosso della produzione è andato. Poi ci rimane giugno che si produce, a luglio si smette, noi abbiamo già interrotto. Abbiamo molte voci che dicono quest'anno ha fatto qualcosa, però l'anno scorso, insomma, va un po' così a tutti, mi è sembrato capire. Sì. Anche con questo cambiamento, insomma, continuo. Sì, il meteo va su, giù la temperatura. No, purtroppo l'ape è un insetto che deve andare in sincronia con
con quello che succede fuori, se fuori è un disastro. Ma è un biomarker perfetto, infatti. Sì, noi apicoltori abbiamo veramente la lettura del clima giorno per giorno, lo vedi proprio nei nidi, cioè lì è evidente. Ecco, sì, scusate se il giro fa un po' così, è che non abbiamo un circuito, come dire. Comunque, semplicemente, questa è la parte di stoccaggio che poi viene spedita in tutta Europa dai nostri rivenditori. Okay. E niente, là abbiamo un po' di materiale invece per altre parti, cioè gli accessori. Questa parte invece per l'isolamento UV, perché noi abbiamo una linea di prodotti anche per l'isolamento UV. Idraulica? Sì, idraulica principalmente, isolamento praticamente le C che si chiudono attorno al tubo. Invece questa è la parte relativa per esempio al riciclaggio, come dire, del materiale, che viene, questi sono tutti scarti che vengono poi presi, sminuzzati, eccolo qua. E questo per esempio è un materiale, cioè questo è lo sminuzzato che serve per esempio in edilizia per varie diciamo, lavorazioni, varie tipologie, esatto, separate. E questo per esempio viene usato in edilizia, però quello che volevo farvi vedere è appunto il compattatore, che è quello che ci permette poi di riportare il materiale. E il materiale è direttamente, esatto, semplicemente compattato, esatto, questo. E insomma è durissimo e quindi la, diciamo così, la polvere una volta compattata ritorna, sì, sembra cemento, questo è durissimo, infatti non lo stato originale ma quasi è compressato, e questo è perfettamente compatibile con i sistemi che vengono poi usati per ricreare il materiale e riportato allo stadio originale. Sempre da un ciclo. Esatto, è proprio un ciclo. E questo, insomma, è fantastico. Insomma, c'è anche molta attenzione, normative, perché ovviamente si vede sempre l'azienda come al di fuori di certe, cioè si dice il materiale deve essere insomma calibrato in una quantità precisa, cioè ovviamente ci sono tutte delle normative che ci consentono di fare questi lavori di riciclaggio. Questo mega tavolo da ping pong. Questo il mega tavolo da ping pong è in realtà un altro pantografo che serve per lavorazioni sempre su lunghezza, per esempio le cabine, le cabine per il wellness, che sono quindi dei muri fondamentalmente rivestiti, e viene fatto questa qua, viene tagliato, sagomato e poi preso e rasato, perché noi facciamo anche una parte di lavorazione, quindi di lavorazione delle pareti, quindi rivestite, che diventa una vera e propria parete durissima con uno strato insomma di rasante, utilizzata per il mondo del wellness, per le cabine wellness, anche in architettura, quindi c'è il mondo dell'architettura, del wellness, cioè fa la forma che ti si può fare un po' quello che, con delle performance ovviamente di coinventazione, sì, cioè, il mondo del wellness serve proprio per questo che si usa, certo. Perché per le cabine si fa alzare la temperatura velocemente, poi viene messo un corrugato all'interno, tutto un impianto, e riscaldato, quindi non è solo la parete, però fondamentalmente è l'elemento strutturale della cabina. Interessante, no? Ecco, e poi oltretutto adesso per la parte packaging ci viene anche richiesto il cartone, infatti ci stiamo muovendo proprio per la parte di cartone, quindi di lavorazioni anche in cartoni, e stiamo anche per implementare la parte relativa a packaging con le dimensioni, con l'alveolare, quindi che è sempre il mondo del cartone proprio volumetrico. Esattamente. E niente, questo è stato il nostro giro, e ovviamente la parte di assemblaggio è questa qui, e poi c'è un'altra parte per gli elementi, però insomma il grosso è qua. Allora, qua di che volumi parliamo? Allora buttala cifra. I volumi
Non li so esattamente perché non seguo io tutto. Però insomma, sì, beh, partono parecchi autotreni, ecco, e anche perché lavorando in tutta Europa, insomma. A parte che secondo me il futuro sarà tutto sul polistirolo, penso che il legno gradualmente verrà lasciato andare. È questione di tempo perché, come tutti, penso che gli apicoltori siano molto duri a cambiare le loro abitudini. Chiunque, tutti, uno abituato a lavorare in una certa maniera, quando gli dici cambia perché è meglio, difficilmente lo fa. Quindi sarà necessario del tempo, ma come dico sempre io, ci vuole innovazione. Insomma, ci vuole innovazione. Sì, no, io sono convinto, io ne sono assolutamente convinto. E penso che questo sarà veramente un settore che la farà da padrona del polistirolo. Ecco, e insomma, noi il nostro obiettivo è quello di creare appunto un cambiamento seguendo comunque un concetto etico dietro al prodotto. Anche se il materiale non è ben visto, il nostro obiettivo è anche far capire ai consumatori che cosa c'è dietro un prodotto, che cosa può tirar fuori da un prodotto e con tutto quello che ne deriva, quindi il fare in modo che possa essere la parte quindi di comunicazione al consumatore sul risolvere dei problemi, aggiustare il prodotto, quindi tutto quello non c'è. Molti dei prodotti che abbiamo noi a casa, perché se ti si rompe un elettrodomestico te lo fanno cambiare, sì. Quello è più inquinante, certo, di qualunque, certo, altro, insomma, di qualunque materiale inquinante, quindi quello non c'è un'alternativa, quindi sì, non c'è un'alternativa, quindi devi certo. Una volta si aggiustava, adesso la tendenza è cambiare, invece no, invece non è sbagliato. Ma quindi voi per arrivare a questo prodotto avete degli apicoltori con cui sì, abbiamo apicoltori in tutta Italia e all'estero con cui ci interfacciamo quotidianamente, facciamo tantissimo testing con un prodotto quando esce in vari ambienti, con varie temperature, con vari climi, in vari paesi, quindi è un lavoro molto complesso anche solo la parte di testing del prodotto, sì, prima di essere rilasciato sul mercato. Certo. E come, adesso io ti faccio questa domanda perché dove abito io è il regno della nebbia, io vengo dalla pianura padana e lì la nebbia la fa da padrona, quindi mia domanda è, dentro il polistirolo, dentro questi polistiroli c'è residuo di umidità? Il residuo di umidità, tutte le plastiche assorbono un po' di umidità, possono assorbirlo, come anche il legno, alla fine. Certo, anche nel legno ho trovato muffe. Sì, diciamo che il polistirolo comunque è un materiale molto nobile da quel punto di vista, infatti viene utilizzato nell'ambito alimentare, per la carne, il pesce, viene, sì, utilizzato il polistirolo proprio perché è molto igienico. E quindi ha delle caratteristiche proprio della plastica che gli consentono di essere meno incline a far sviluppare muffe. Succede lo stesso, ma molto di meno rispetto a altri materiali. Infatti nel campo dell'alimentare è un materiale che per certi versi è difficile toglierlo, ecco, per esempio basti pensare al pesce, certo, tutti questi, certo, sì, il packaging, quindi poi tra l'altro il fatto di essere così coinventato è impermeabilizzato, quindi fa molto fatica a crearsi condensa dentro interno, sì. Guarda, se la famiglia, diciamo così, sta bene non si crea condensa, se la famiglia invece è debole, mm-hmm, allora io tipo la metto nel polistirolo perché è debole e la porto allo svernamento, però dentro il polistirolo alcune volte mi è capitato di trovare condensa, ma non come nel legno, ho trovato anche delle muffe più che condensa, invece nel polistirolo no. Quindi non so, volevo sentire un po' la vostra esperienza. Un'altra cosa che ti voglio chiedere, oltre alle arnie così, avete mai pensato a fare anche i diaframmi? Adesso vanno alla grande i diaframmi con i bendari. Abbiamo
troppe cose su cui stiamo lavorando. Comunque ne abbiamo anche dei diaframmi, abbiamo una serie adesso di accessori. Stanno spopolando. Sì, sì, abbiamo tanti progetti in mente anche per il futuro, tanti prodotti che insomma vogliamo realizzare. Abbiamo lì, ovviamente si parla sempre di testing, quindi sì, quando vengono rilasciati noi vorremmo che tutti i prodotti rilasciati siano perfetti, nel senso che i testati, e soprattutto testati, ecco, quello è l'importante. E questo è il nostro obiettivo. Comunque abbiamo ci abbiamo pensato, sì. Ecco. Va bene. Ecco. E niente, sì, sono andati via tutti perché staccano. Finito. Adesso. Okay. Sì, staccano. Infatti c'è un bel silenzio adesso. Che esatto. Da registrare. E allora, sì, scusami, prima non te l'avevo fatta vedere perché volevo farti fare un giro prima che se ne andassero tutti, che insomma muore un po' tutto il... vedi le macchine tutte spente, quindi qua abbiamo la quadriera. È un sistema... Questo qua, allora... Non ne abbiamo bisogno, però ce l'hanno richiesto qua, ce l'hanno richiesto degli apicoltori. Praticamente molti dicevano, ma noi vorremmo all'interno del sistema Infinity e PolyHive una rientranza. Esatto, questo qua con la flessione si inserisce. Un portellino. Esatto. E diventa una entrata. Questi qua sono dei test ancora, infatti sono grigi, non sono molto belli, però insomma sono delle piste d'atterraggio, esattamente, e che vengono posizionate e insomma uno può avere anche questa cosa. Ripeto, non è fondamentale perché ce le chiedono molto in pochi, però abbiamo voluto farle. Esatto. Sì, sì. Si può montare la trappola a raccogli polline su queste? La raccogli polline, allora, per ora non abbiamo un modello nostro di trappola per il polline, ci stiamo lavorando anche su questa. E, diciamo che bisogna ovviamente farsela homemade in quel caso lì. Non ne abbiamo... Sì, ci sono dei modelli, ci però sono vedendo dei modelli... questa forma mi viene un po'... difficile capire quale, esatto, quale metterci. L'elemento ce l'abbiamo, la trappola, anche quella è uno dei prodotti che stiamo... Anche poi la trappola deve essere perfettamente aderente. Esattamente, anche perché questo modello qua c'è da relativamente pochi anni, c'è da un paio d'anni neanche scarso sul commercio, sì, un paio d'anni scarso. Quindi su questo modello, questa è un'arnia da 8 appunto, su questo modello qua, che è il nostro primo modello da produzione rispetto a quella da 6, non abbiamo ancora tutti quegli elementi accessori, perché nel senso a star dietro a tutti i progetti, insomma, ne abbiamo tanti, e quindi per dare molta cura ad ognuno vorremmo testarli uno a uno. Comunque diciamo che è già un prodotto molto completo, tutti questi accessori stanno arrivando piano piano, quindi sì, più si va avanti più escono accessori, aggiornamenti, insomma. Come mai hai pensato di fare un'arnia da 8 e non la classica da 10? Allora, da 8 perché abbiamo un po' sempre parlato con molti apicoltori, insomma, sia in Italia che all'estero, e molti ci raccontavano che su 10... Io penso che sia giusto, okay, fare da 8. Si tendevano a non riempire con quelle da 10, a non riuscire a sfruttarli tutti. Bravo. E quindi, nel senso, se già ne hai una in legno che non ha neanche appunto le performance magari che per questioni tecniche ha il polistirolo, se già soffrono, insomma, sul 10, cioè, si mettono i diaframmi. Bravo. Che allora, questa? Io sono impostato, noi abbiamo la Piero impostato sul 10, arnia da 10, classica, Dadank da 10, okay, Melario da 10, sfru di regina da 10 e via. Io lavoro su 8, quindi metto 8 telai, diaframma e lascio lo spazio vuoto. Tu pensa che le prime arnie d'apicoltura erano su 12. Okay. Quindi ancora da 12. Sì. Quindi vuol dire che la tendenza è quella di lavorare sempre più stretti, perché
perché non ci sono più le condizioni che c'erano prima. Lo dicevamo prima, il cambiamento climatico, non c'è più la condizione, la primavera ha fatto schifo. Questo è il motivo, le api non trovano più all'esterno le condizioni per riempire 12 favi. E questa è la verità purtroppo, quindi si tende sempre a lavorare con dei favi in meno. Io adesso per dire, lavoro su 8, spero di non dover ridurre ulteriormente, perché altrimenti... Noi ci siamo resi conto che quando volevamo lanciare un prodotto, quindi da produzione, un modello vero e proprio da produzione, ci siamo proprio messi in dubbio, cioè abbiamo iniziato un po' a dire ma è la scelta giusta fare questo? Cioè ne abbiamo parlato davvero per tanto, poi ripeto, cioè non è che poi quando parti impostati in un certo modo. Questo è un lavoro non solo di poche persone, cioè qua stiamo parlando di persone che sono apicoltori da una vita, alcuni nuovi, altri che vengono da altri paesi, quindi hanno una cultura proprio totalmente diversa. Cioè è bello perché hai la possibilità di fare proprio uno studio e capire effettivamente cosa serve. Questa è la nostra proposta, ecco, che viene fatta. Oltretutto ci rendiamo conto che un modello da 8 per uno che ha, uno dice, guarda, giustamente, è impostato su 10, rivoluzionare tutto, uno ci dice aspetta un attimo, esatto, dice perché noi vediamo questo come un investimento, certo. Perché se uno, cioè un'azienda apistica è un'azienda, ha bisogno di lavorare, quindi è un investimento, certo. Quindi è una macchina pensata anche per cercare di essere ottimizzata, ammortizzata, essere a lunga durata, quindi non rompersi, essere aggiustabile. È un investimento. Il bacino corto di agricoltura è famoso. Diciamo che quindi abbiamo voluto, scusate, creare l'adattatore per il melario da 10. Quindi la cornicetta. È una cornicetta con l'elemento. Che copre il centimetro in più. È stata pensata in modo che, infatti scusate che dovrei prendere qua, ecco qui, c'è il melario. Esattamente, da 10, yes. È un po' impolverato, scusate, e si adatta perfettamente, lascia qua un po' di gap, okay, prima di tutto perché il legno, essendo vivo magari uno c'ha... Sì, sai, si gonfia, si sposta. Quando batte l'acqua, scende, entra nel battente qua e esce da davanti, quindi non hai... L'entrata non ti va mai dentro. Non ti va mai dentro. Questo è un optional che è sempre a parte, però certo. Insomma diamo la possibilità a un cliente di poter sfruttare giustamente l'investimento che ha fatto. Beh sì, ovvio, perché tipo noi 100 alveari impostati su 10, abbiamo 300-400 melari come questo, insomma, buttare tutto fa la differenza, esatto. E ecco questa insomma ci tenevo a farvi vedere questo dettaglio perché sì ovviamente uno diciamo è impostato così, io devo mettere le mani giustamente, quindi qua abbiamo quattro nidi, tutti nella stessa nello stesso involucro, anche qua come puoi vedere con i rinforzi, sì. sia qui sia sul fondo, perché anche il fondo ha quattro elementi, una divisione sui quattro elementi, fondo saldato. E quattro entrate sui lati per la suddivisione di ogni nucleo. La cosa è molto interessante è che questa è modulare in altezza anche, perché se tu prendi questa parte, ne hai due e gliela puoi agganciare sopra e l'elemento sopra si aggancia perfettamente. Quindi prenderebbe la funzione del melarietto della pidea. Esattamente, okay. Esattamente. Quindi puoi iniziare anche a creare nuclei fondamentalmente. Sì, la cosa bella è che se questa viene sganciata è modulare con la polyhive. Quindi la posso mettere qua sopra. Esattamente. Sto guardando, qua è un po'...
Poi ho visto che ha i distanziali anche sui lati corti, quindi ci diventerebbe un melario. Esattamente, può essere usata anche come melario. Diventerebbe un melario, da 6. E quindi si può... Sempre per via della versatilità. Si può giocare un po' in come si vuole. Sì. E questa in accoppiata con Polyhive, insomma, è molto molto apprezzata in Germania, Francia, insomma... Cioè, tu sposti 4 nuclei di fecondazione alla volta, una volta che hai finito di farti le tue regine lo butti sopra a una famiglia e unisci il tutto, finito. Ecco, anche questa rinforzata, quindi stesso discorso stesso di prima. Discorso. Sì. Il fondo, come si può vedere, insomma, non è solo polistirolo, è polistirolo ad alta densità con gli elementi rinforzati e le reti saldate. E questi qua sono i nutritori piccolini. Questi sono i nutritori, sempre con il loro elemento in acciaio inox che può essere posizionato. Sì, poi no, dopo uno la lascia sempre in posizione, sì, alla fine. Insomma, questo è il prodotto. Complimenti. Bello. Si vede che c'è dello studio dietro. Poi io questo qua, esatto, questo piace a Elena, questo. Noi abbiamo pensato il vaso. Esatto, questo è polistirolo di una densità specifica perché è autofilettante, quindi è pensato per essere inserito il vasetto e si autofiletta e si può appunto utilizzare in questo caso, questa è la variante da... E quindi questa è per esempio la nostra variante per il melario di Infinity che si aggancia qua e tu puoi iniziare a lavorare. Metti vasi. Ok. Bellissimo. E fai il bene. Fai il favo naturale dentro il vaso. Bellissimo. Lei me lo diceva, perché non fai questa cosa? Lo vedeva sui social. È una cosa che... Solitamente lo fanno molto nel nord Europa. Ma sta andando... Cioè, diciamo che anche questi consigli qua, cioè sono consigli che vengono... Sono arrivati... Abbiamo un nostro insomma fidato collaboratore che le ha testate per tanto tempo anche queste qua. Allora, come le fa lui è impressionante perché sembrano finte, cioè lui apre e ce le ha perfette, pulitissime, ma anche le Infinity, cioè sembrano nuove. Sì, e ha i primi modelli test perché è un nostro proprio beta tester. È impressionante, lui ha una cura maniacale. Le api, non so, sembrano davvero addomesticate come un cane, cioè che tiene pulito, fare la pipì. Cioè, una cosa impressionante e anche dentro, cioè nuova, non so come faccia, comunque, insomma, per dire che anche questo è un prodotto che è stato... E qua il vaso viene propolizzato, viene sporcato? No, il vaso dentro? Io sì, mi immagino che l'imboccatura del vaso... L'ape me lo propolizza. Ma allora in realtà no, perché essendo autofilettante, questo si incastra proprio perfettamente, sì, arriva a battente, quindi non ha lo spazio. Lordi. No, non se ne crea. Essendo poi insomma proprio perfettamente dritto, loro entrano. Okay. Cioè senza avere, non hanno fastidio, non, sì, beh, se non trovano la fessura nel vaso e poi loro sì. Esatto, esattamente ci attaccano, sì, un pezzo di foglio cereo, di sì, foglio, sì, cereo, sì, sì, e sì, loro partono e vanno tranquillissime se c'è l'importazione, sì, ovviamente staccano, sì, beh, ovviamente, cioè, allora adesso sembra farla facile, però se ce la puoi, perché noi abbiamo avuto esperienze invece con i favetti, noi abbiamo fatto del miele in favo e anche lì ci devono essere le condizioni, vengono bellissimi e tutto, però se non ci sono le condizioni, ragazzi, non lo tirano. Fateci io sapere. Io un'altra cosa, esatto, io vedo questo, non ho intuito che cosa, possa essere. Allora, vabbè, queste sono le reti, questi sono gli escudi regina, appunto, nostri proprietari per le arnie da 8 e da 6, acciaio appunto inox, e abbiamo
noi ne abbiamo, avevamo fatto il PVC di più tipi, cioè nel senso noi abbiamo fatto questo qua che è unico, quindi con o senza buchi, quindi abbiamo anche la variante senza buchi da posizionare. Da posizionare abbiamo tante cose, giustamente da posizionare qua, e questi fori sono in prossimità del nutritore, quindi non hai problemi quando salgono e scendono col nutritore. E tu togli il nutritore e hai questo elemento, insomma, classico. Quindi il nutritore è questo. Esattamente. Ma questo va sotto al nutritore. Esattamente. E serve fondamentalmente. E combaciano con, esatto, questi. Fa un po' il gioco del classico foglio che viene applicato trasparente. Semplicemente sì, noi sì, abbiamo detto perché fare un foglio con quelle pellicole sottilissime, abbiamo preso un foglio di PVC e l'abbiamo, sì, insomma, creato a forma. Lo forniamo sia pieno, okay, quindi, che coi fori. Perché io, per dirti, quando inverno le famiglie io copro... E anche diviso, scusami, per il, ah, la, quando si, esatto, fa la doppia famiglia, sì, sì, giustamente. Sì, no, sì. Io quando inverno le famiglie, ti stavo dicendo, le copro con un telo. Un cielo, sì. Perché? Perché, sì, voglio che il calore generato dal glomere non scappi via. Non scappi. Ok, quindi le tengo lì. E potrebbe avere anche questo la sua funzione, essendo già sagomato, già, esatto, già preparato, io basta che chiudo, esatto, queste cose. E poi, essendo anche un pochino spesso, non hai quell'effetto, l'ho viste io, che dà fastidio, che magari lo... trappi, insomma, cioè è una cosa anche... Sì, riapri, sì, diciamo. Esattamente. Poi, se ne vedono poi tutti i dolori, tipo chi usa, sì, il sacco dell'immondizia che... Sì, sì, lo... Sembra per le braccino corto. Sì. Però, diciamo che tutti questi elementi, con molta cura, molta, insomma, funzione, sì, attenzione, sì, vede, anche un po' all'estetica, alla cura del bello, ecco, ti porta ad avere una specie di piccolo ecosistema. Infatti noi puntiamo sul nostro ecosistema, tutte le arnie modulari, la parte appunto del nutritore con il... cioè, quindi sì, si possono essere gemellati, insomma, un po' con tutto... Intercambiabili. Intercambiabili, tutto, esattamente. Quindi io non mi rimane che ringraziarti. Assolutamente, a voi. Dell'invito, noi siamo venuti molto volentieri, tanto siamo fatti un giretto. Adesso magari andiamo a degustare qualche calice, no? E poi niente, rimarremo sicuramente in contatto. Assolutamente. E poi avrai anche i nostri feedback, molto molto volentieri. Assolutamente, grazie a voi, grazie di essere venuti mille, insomma. Ragazzi, noi ci vediamo sempre in un prossimo video e mi raccomando, ci vediamo presto. Ciao a tutti. Fare l'apicoltore in sintonia con la natura, stare all'aperto in montagna con ardura, sentire le api, capire il loro ritmo, ogni giorno commuoversi è un miracolo che ammiro. Vedo i miracoli ogni piccola sera, baciati dal sole, dolcezza che sa vera.